Una moltitudine di fedeli ha rinnovato il rituale religioso popolare legato ai festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie. Anche quest'anno, nonostante la concomitanza della partita degli europei Italia-Germania, la ricorrenza è stata molto partecipata, sempre in ricordo del parroco della Chiesa dei Cappuccini, fra Rocco Quattrocchi scomparso il 5 giugno del 2015 dopo aver combattuto contro una spietata malattia. Il ricordo del sacerdote è indelebile in ognuno di noi. Il corteo è stato aperto da Raffaele Dos Santos, vicario parrocchiale, e da Fra Gaetano Lasperme, ministro provinciale. Alla tradizionale processione, che è cominciata intorno alle 16, si è svolta come consuetudine la svestizione dei bambini dinanzi al simulacro della Madonna. Un momento toccante e commovente. A Maria Santissima delle Grazie, da sempre, si rivolgono i genitori dei bimbi, un modo per affidarli alla Madonna e chiedere la sua benedizione. Una devozione tra canti e richieste di aiuto in un momento assai difficile che interessa la città, soprattutto in ambito lavorativo. Si è pregato per i tanti bambini gelesi affinché vengano protetti. Della Madonna e per i tanti malati che lottano contro il tumore. Come tradizione vuole, dietro al simulacro della Madonna c'erano donne e uomini scalzi. Presenti anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, il sindaco di Gela, Domenico Messinese ed altre autorità istituzionali. La processione è partita dal piazzale della Chiesa dei Cappuccini, ha raggiunto l'ospedale Vittorio Emanuele, per poi proseguire per via Manzoni e subito dopo raggiungere il centro storico fino al museo archeologico. E da lì il ritorno in chiesa. Al rientro della Madonna, intorno alle 2.30. Fuochi d'artificio a mare ad ovest del pontile sbalcatoio.